provengo dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto per le Tecnologie Applicate per i Culturali. Volevo ringraziare il professor Bergamasco e gli amici della Scuola Sant'Anna per avermi invitato. Mi fa molto piacere essere qui perché si parla di temi non proprio inerenti a quello che io svolgo al CNR, anche se comunque, come forse capirete nel proseguo, sono tutte suggestioni assolutamente utili nel mio lavoro verso le quali io intendo muovermi e mi sto già muovendo. Sono una storica dell'arte, fondamentalmente mi occupo di musei virtuali, all'interno di un gruppo di ricerca siamo circa una decina di persone. Allora oggi mi scuso per la presentazione in inglese, ho anche cambiato il titolo, ma nella sostanza non cambia rispetto a quello che è scritto nel programma. Vorrei raccontarvi un po' la nostra esperienza nel creare all'interno di musei delle nuove forme comunicative che sempre più, mi rendo conto, stanno cominciando a gravitare attorno ad una forma di drammaturgia, quindi diciamo di narrazione drammaturgica. Perché? Allora, in tanti anni di esperienza di collaborazione con musei, queste sono un po' le cose principali che emergono. Innanzitutto, i musei sono dei luoghi dove noi possiamo guardare gli oggetti, li possiamo guardare nel loro aspetto esteriore, materiale e formale, ma non possiamo quasi mai o raramente possiamo ascoltare storie. Quindi diciamo l'aspetto sensoriale, tutta quella che è la sfera sensoriale attorno agli oggetti è completamente neutralizzata perché gli oggetti sono barricati, quindi diciamo è un tipo di fruizione che è molto limitante sia dal punto di vista percettivo e anche della comprensione del significato degli oggetti. Quindi viene quasi sempre a mancare quello che è l'aspetto antropologico, cioè che cosa ci raccontano questi oggetti. La nostra idea, e noi lo stiamo facendo attraverso molta sperimentazione, è di ricreare attorno a questi oggetti la loro dimensione sensoriale e creare per il pubblico delle esperienze, quindi non semplicemente una visione, ma coinvolgerlo in esperienze che hanno a che fare sia con le facoltà percettivo-motorie che interpretative, quindi sollecitarlo da tutti i punti di vista. Abbiamo spesso fatto degli studi all'interno di musei con le applicazioni multimediali virtuali che realizziamo in modo da capire quali sono le aspettative del pubblico. A volte valutiamo anche gli oggetti di musei in quanto musei, come funziona la macchina museo, e molto spesso valutiamo le nostre installazioni. Quali sono le aspettative del pubblico? Allora, le aspettative del pubblico principali che emergono da queste indagini sono volersi sentire immerso all'interno di narrazioni, quindi l'aspetto della storia, della narrazione è forse l'aspetto più prevalente. Indubbiamente c'è un'attrazione per le tecnologie, tant'è che poi spesso quando si propongono tecnologie nuove all'interno dei musei funzionano da attrattori, quindi c'è effettivamente una curiosità da parte del pubblico, però succede anche spesso che una volta capito come funziona, perdonatemi il termine, il gioco, il pubblico poi perde facilmente interesse. Quindi va lì, capisce come funziona la tecnologia, dice ah carino, oppure dice no, non mi piace, non funziona, non sono stato capace, eccetera, eccetera. E poi anche comunque quando riesce ad utilizzarlo a capire come funziona, il suo interesse decade. Quindi evidentemente c'è un problema a monte nella comunicazione che si costruisce. E comunque appunto il pubblico vuole imparare fondamentalmente attraverso una esperienza di tipo intuitivo. D'altra parte ci sono le aspettative dei curatori museali, ce ne sono alcuni che sono più illuminati, altri che sono più tradizionalisti, però naturalmente tutti sono interessati all'impatto educativo delle applicazioni che vengono proposte. Una delle esigenze che più frequentemente emerge, devo dire questo soprattutto per la nostra esperienza
con i musei del Nord Europa, a volte accade più che con quelli italiani, hanno molto, continuano a sottolineare l'esigenza di utilizzare soluzioni tecnologiche che siano pratiche, che siano facilmente riutilizzabili, e quindi dicono sempre la praticità. Cosa che a me a volte lascia un po' perplessa, perché dico, comunque un museo prima di tutto deve coinvolgere, deve emozionare, deve funzionare bene come macchina comunicativa, poi l'aspetto pratico non è forse proprio il più fondamentale, anche se naturalmente capisco anche questo principio, cioè un principio importante. E vogliono che si propongano soluzioni facili da mantenere, e questa è un'altra cosa che nell'ambito museale è molto importante, e poi non vogliono tecnologie o installazioni che si possano risultare alla lunga disturbanti. Cioè, in generale io noto da parte dei curatori museali quasi una sorta di paura a adottare delle soluzioni che siano molto quasi che stimolano l'aspetto emotivo. Noi sempre di più in questi anni stiamo puntando a una comunicazione che vuole anche emozionare, perché comunque pensiamo che la parte emotiva sia scatenante di tutto il processo di apprendimento, di memorizzazione, di autoidentificazione, di appropriazione del significato. Però notiamo sempre che c'è quasi una sorta di paura ad adottare un linguaggio che non sia quello strettamente neutro e inattaccabile. E quindi diciamo che questo un po' si riversa anche sulla scelta dei linguaggi comunicativi e delle tecnologie. Per esempio l'audio all'interno di un museo è sempre qualcosa di molto difficile da proporre, e bisogna, insomma, ci possono essere anche soluzioni semplici, però è una cosa che non va mai sottovalutata ed è spesso problematica. Diciamo quindi, fatta questa premessa, la direzione verso la quale ci stiamo un po' muovendo è quella di sperimentare una fusione di linguaggi in cui la ricostruzione virtuale, l'acquisizione digitale, la creazione di un modello 3D non può essere qualcosa di fine a se stesso. Cioè, io quando ho fatto un modello 3D di un oggetto, di un'architettura, non ho fatto ancora nulla, cioè l'ho documentato, però non, diciamo che in se stesso ha una valenza comunicativa molto scarsa. E quindi di qui la volontà di sperimentare una nuova fusione dei linguaggi, dove la realtà virtuale converge con la realtà aumentata, con il cinema, con il teatro. Questa sono molto curiosa e anche interessata alla sperimentazione che si fa nell'ambito del teatro, perché penso che anche nei nostri spazi, nelle nostre città, nelle nostre piazze storiche, nei nostri edifici storici, laddove vogliamo andare a raccontare quella che è la vita dell'edificio, la sua storia, una convergenza tra le tecnologie digitali, le arti performative, il teatro, anche in una chiave immaginaria, possa essere di grande impatto e molto importante. E allora, quindi, diciamo, quello che volevo presentarvi oggi è una sperimentazione che abbiamo avviato da circa un anno nell'ambito di questo progetto europeo che riguarda l'arte alto medievale. E si tratta di mettere in relazione collezioni di oggetti dell'alto medioevo, quindi dal 300 al 1000, che vengono da vari paesi europei, quindi che rappresentano le diverse culture dell'alto medioevo in Europa, e creare una mostra itinerante che viaggia nelle principali capitali, insomma, dei principali musei che sono parte di questa rete, quindi Museo Nazionale di Budapest, Museo Nazionale di Arte Bizantina, Greca e Bizantina di Atene, Museo di Bonn, e Museo a Bruxelles anche vorrebbe andare, e forse Roma. Questi sono i partner, sono sia partner tecnici che partner museali, quindi dal lato della curatela dei contenuti. E quello che abbiamo creato non è niente di particolarmente nuovo dal punto di vista tecnologico, è una vetrina olografica fatta con il vecchio sistema del Pepper Ghost, quindi una tecnica che il teatro conosce già da diversi secoli, però diciamo forse è abbastanza nuovo comunque di impatto il modo con cui lo stiamo utilizzando questa tecnica, soprattutto dal punto di vista dei linguaggi. E allora, una vetrina olografica che all'interno della quale viene posto l'oggetto reale, e quindi diciamo si opera sull'oggetto, che diventa il nodo fondamentale, e questa vetrina olografica è integrata, può essere integrata secondo lo
spazio che abbiamo a disposizione nel museo all'interno di una più grande parete di proiezione. Quindi il concetto è che ci sono degli eventi multimediali che accadono sull'oggetto, attorno all'oggetto dentro la vetrina, oppure si espandono, come dire, fuoriescono dalla vetrina ed invadono uno spazio più grande. Naturalmente cioè, ci si può scatenare, ci si può allargare quanto si vuole, però l'idea è di inventare proprio un sistema di racconto drammaturgico. E abbiamo pensato ad una narrazione che si articola in tre fasi. Una prima fase che accontenta un po' di più, diciamo, sia i curatori che un pubblico un po' più tradizionale, ed è anche giusto che ci sia, che è quella di una fruizione neutra dell'oggetto. Quindi io ho il mio oggetto ben illuminato, proietto solo piccole didascalie che danno proprio le informazioni basilari di questo oggetto, e quindi l'attenzione è focalizzata sull'oggetto. Abbiamo una successiva fase che è, diciamo, una visione analitica, in cui le proiezioni olografiche all'interno della vetrina sull'oggetto e attorno all'oggetto sono utili a integrarne la forma, evidenziarne alcuni dettagli che altrimenti nella realtà non sono ben percepibili, mettere in evidenza alcune figure con particolari, appunto, relative al suo significato simbolico, quindi, diciamo, a lavorare analiticamente sull'oggetto, forma e significato. E poi abbiamo la visione totale, quella che potrebbe appunto estendersi più in grande sulla superficie della parete, in cui si ha una scena in cui l'oggetto viene riproiettato nel suo antico contesto e quindi abbiamo una drammatizzazione. Abbiamo sperimentato questo format su una spada del popolo degli Avari, originari della Pannonia, e comunque una spada del VII secolo dopo Cristo, che viene esposta al museo normalmente in questa maniera. Questa è la vetrina in cui viene generalmente presentata, e poi adesso non sto ad entrare tanto nei dettagli. Queste sono, insomma, più o meno le varie attività che si fanno generalmente nel costruire un brano comunicativo. Quindi naturalmente si dalla conoscenza dell'oggetto, la raccolta dei dati, si fa poi una sceneggiatura, cioè si decide che cosa si vuole raccontare, quindi un design dello storytelling, una sceneggiatura, e quindi da qui dipendono la digitalizzazione 3D, la modellazione, la ricostruzione virtuale, eccetera, eccetera. E in questo caso abbiamo anche progettato e realizzato un prototipo di vetrina olografica. Volevo soltanto, a proposito di questo, dire che, essendo una mostra itinerante, avevamo la necessità di costruire una nostra struttura che sia facilmente smontabile e utilizza, a proposito del principio di riusabilità e modularità, per cui, diciamo, questa struttura viaggerà tra i vari musei. Allora, altra cosa, naturalmente, diciamo, questa che ho raccontato è la struttura ideale, quindi proiezione olografica nella vetrina oppure proiezione sulla parete, a condizione che il museo abbia uno spazio abbastanza grande per poter garantire ai visitatori uno spazio d'azione, di fruizione, di avvicinamento e allontanamento, eccetera. Nel caso in cui questa narrazione venga invece collocata lungo il percorso, quindi non ci sia uno spazio sufficiente, tutto può essere portato all'interno della vetrina, quindi diciamo che c'è anche una certa flessibilità in questo. Allora, io vi farei vedere direttamente l'animazione che abbiamo costruito, ve la faccio vedere integrale, così capite proprio, anzi, no, magari mi potete anche dare il vostro parere, visto che siete tutti super professionisti. Dura in tutto 7 minuti, e appunto con l'alternanza di questi tre diversi momenti di fruizione e di ricostruzione narrativa. E se si possono spegnere le luci. Allora, all'inizio vedrete l'immagine che è piccolo o grande. Quando è piccolo è perché stiamo riprendendo direttamente la vetrina, quindi, diciamo, è una ripresa live, però poi per far capire meglio il significato faccio vedere direttamente l'animazione a pieno schermo.
quella che vedete sotto è la spada reale, è l'oggetto reale che adesso qui viene riproposto per far capire come funziona. The young sir came this morning, or his father. You mean that our venerable lord that passed away? Yes, he wants us to prepare a sword. He brought these golden pieces. You see these figures, the kneeling hunters with their bows. They are familiar to me, but these others are strange. Men covered with veils, with long hair and beards. A mighty hoof beast sneaks among them. Yeah, you give me the creeps. You already know how to do it? Oh yes, we will cut the golden plates and warp the pieces to fit the scabbard and the hilt of the sword. When the straps attached to the scabbard, I will adorn the handles with precious gems and filigree. Get to work now. Thank you.
carefully. I died this morning in my tent. My body has been buried, covered in silk and jewels, together with my horses, my sword glittering with gold, and a golden coin on my tongue, as an old tradition dictates. In a moment, my memory will be flown away, forever. Mine was a long life, in the middle of a changing world. The people of Byzantium feared the strength of our swords. Now we have plenty of rain, the sun shines bright, our livestock was fat, our offspring spreads far and fast. But our militant virtue failed. Now I will arrive to the heavens on the back of my horse with my glittering weapons. I will leave this world with all my treasures and meet the blue sky of Tengri. Una simulazione di come potrebbe essere con la terza fase proiettata sulla pelle, che non si vede nel video perché non è stata effettivamente realizzata. Ora la versione realizzata è tutta nella vetrina olografica, perché il primo museo in cui lo proponiamo non aveva spazio, però l'idea sarebbe che prima della proiezione sulla parete cava la tendina con un semplice meccanismo sulla vetrina, quindi diventa tutta superficie di proiezione, quindi alla proiezione olografica all'interno subentra la proiezione più grande, quindi diciamo si può giocare sia con dei piccoli meccanismi che modificano un po' lo spazio, e sia con avete visto anche quello che simulava l'oggetto reale, cioè la spada che era nella parte bassa dello schermo che si accendeva e spegneva, perché in realtà ci sono dei paretti, ci sono luce all'interno della vetrina che mostrano, nascondono l'oggetto in base alle esigenze narrative, quindi diciamo anche la gestione delle luci in tempo reale diventa parte effettiva del compositing globale. Mi dispiace, ma in realtà non ho fatto vedere l'ultima versione del video perché abbiamo poi fatto delle riprese di un attore reale in green screen, e poi anziché la figura statica dello spirito che parlava abbiamo un attore reale, quindi diciamo qui si aprono naturalmente tanti scenari, anche la collaborazione con attori, con teatri che collaborano con la parte dei creatori degli scenari, insomma delle ricostruzioni virtuali, per creare delle narrazioni in cui i linguaggi si fondino. Purtroppo mi spiace, ma ho proprio i minuti contati perché devo prendere il treno. Sono veramente qui, volevo soltanto farvi vedere alcuni momenti del montaggio della struttura. Sono una struttura molto semplice, profilati di alluminio, con questo effetto del vetro appunto che produce lo schermo televisivo sopra. L'immagine che viene messa dallo schermo televisivo trasmessa viene riflessa dal vetro inclinato, e quindi l'immagine viene proiettata dietro sull'oggetto con un piano di proiezione molto preciso dal punto di vista della proiezione ottica, insomma. E poi la struttura viene ricoperta con dei pannelli magnetici, sono molto, molto utili, perché poi su questa superficie nera che avete visto prima del pannello che chiude si applica un foglio bianco, semplicemente perché ha una forza magnetica, ecco, qui è facilmente diventa una parete di proiezione, quindi diciamo è una struttura che si monta in poco tempo e si può facilmente riproporre all'interno dei musei. Su questo è soltanto che abbiamo fatto una prima valutazione a Budapest, quando ancora mancava però la fase della proiezione sul World, perché eravamo appena partiti, quindi in realtà l'abbiamo finita adesso e inauguriamo dopo domani ad Amsterdam. Però abbiamo cominciato a valutare quello che il pubblico fa, quindi entra nella sala, viene immediatamente attratto, oppure si distrae facilmente da solo, se entra in gruppo inizia a chiacchierare, oppure è una forza magnetica che lo induce a immergersi nella storia, dove si ferma, tende ad andare vicino alla vetrina, oppure si ferma a una certa distanza, e quindi diciamo ci sono tutta una serie di
di valutazioni basate sulla semplice osservazione e poi anche dei questionari in cui chiediamo esplicitamente alle persone se hanno preferito vedere la parte all'interno della vetrina oppure la parte sulla parete, perché comunque c'erano alcuni contenuti erano anche sulla parete, oppure se hanno reputato i suoni, la musica disturbanti, oppure invece un qualcosa che favoriva l'immersione, se hanno valutato che la durata era troppo lunga oppure troppo corta, oppure se andava bene. E poi abbiamo fatto anche delle domande sui contenuti per capire quanto loro avessero, che poi insomma è uno scopo a cui vogliono imparare altri contenuti culturali. Abbiamo, da questa prima valutazione abbiamo dei risultati molto molto buoni, perché l'applicazione non è interattiva in questo caso, cioè interattiva dal punto di vista cognitivo perché mette in relazione tantissime cose, però in realtà non richiede al pubblico di fare, di utilizzare tecnologie, e questa è una delle prime volte in cui utilizziamo per i musei installazioni non interattive. E quindi naturalmente insomma si abbattono molte difficoltà per il pubblico e quindi niente, questo insomma volevo un po' raccontare la nostra esperienza su questo. Non c'è niente di robotico, non ci sono tutte queste tecnologie così complicate, bellissime, perché non ce lo possiamo permettere con i musei, è una realtà non facile, soprattutto per le installazioni permanenti, insomma. E quindi cerchiamo di lavorare molto sui linguaggi e su questo, creare un'innovazione in questo. Grazie. Io arrivo dal 93 da Firenze, poi mi occupo di formazione e di performance. Voglio ringraziare il professor Massimo Bergamasco per l'invito cortesissimo che mi ha fatto, di cui sono molto felice, e insieme a lui anche tutto il team del laboratorio Vercro dell'Istituto Reci, con cui abbiamo una bellissima collaborazione già da 2 anni. Quello che introduco sono le opportunità e le nuove tecnologie applicate al teatro. E quindi, dal mio punto di vista, per come ho conosciuto l'arte del teatro fino ad oggi, oppure meglio, fino a che non ho avuto contatto con le nuove tecnologie, non avevo mai preso in considerazione l'approccio computazionale all'arte scenica. In quanto tutte le metodologie con cui ho avuto contatto e con cui mi sono formato partivano da dei presupposti completamente diversi e ovviamente quasi opposti. Per giustificare un po' il cambio di rotta che sto cercando di realizzare insieme alla collaborazione con l'Istituto Collaboratorio Vercro del Sant'Anna, faccio un passo indietro e recupero le problematiche che gli attori hanno conosciuto da sempre. L'intelligenza artificiale e la robotica si occupano di analizzare e duplicare l'intelligenza e il comportamento umano, e in questo campo il teatro e le nuove tecnologie trovano un punto di collaborazione profondissimo, in quanto analizzano, cercano di capire, di studiare e di duplicare il comportamento umano, l'uomo sociale. La robotica e l'intelligenza artificiale permettono una conoscenza sempre più profonda dei nostri meccanismi interiori e delle modalità di relazione che vengono sviluppate. Prendo come punto di origine la scuola di Atene di Raffaello con i grandi filosofi Platone e Aristotele, che condensano in un gesto del lavoro mano sinistra-destra uno, la rarefazione della sensazione portata per esempio nell'Oione, nel cantore omerico, come una manifestazione durante la narrazione di sensazioni molto sottili, come lasciarsi prendere dalla narrazione fino a sentire scorgare le lacrime, oppure dalla sensazione di sentire i brividi sulla pelle o di farsi rizzare i capelli. Mentre invece Aristotele, che è quello alla vostra destra, chiede che il narratore sia completamente coinvolto nelle sue passioni profonde. Questa apparente divaricazione della modalità di narrare, e quindi anche oggi si può dire della problematica dell'interprete, di come vanno interpretati i personaggi teatrali per quanto ci riguarda più da vicino, è una querelle che si sviluppa qui dall'antichità fino ai giorni di oggi, e tutt'oggi è irrisolta. Nella
negli anni 70 del 1700 Denis Diderot chiude in un asilo questo problema dicendo che l'attore durante l'interpretazione del proprio ruolo deve essere totalmente freddo e non lasciarsi prendere da nessuna passione, quindi deve mantenere un controllo glaciale sulla sua, sul suo corpo, sui suoi nervi e sulla sua attività di attore. Da questo momento in poi chiunque si occupa di teatro non può non prendere una posizione rispetto a questo problema. Curiosamente questo problema poi dopo ci richiamerà e ci collocherà su quello che sono le obiezioni che vengono fatte oggi principalmente per quanto riguarda l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'arte interpretativa. Durante tutto l'Ottocento il teatro ha subito un processo di corruzione. Ora io generalizzo moltissimo perché ovviamente i tempi sono stretti, però sarebbe molto più complicato. Però diciamo, conosciamo l'attore istrionico, il grande mattatore ottocentesco, quindi persone che si manifestavano con una forte autoreferenzialità sul palcoscenico, dotate di grandissima tecnica declamatoria, ma che però duplicavano se stessi in tutti i personaggi che andavano ad interpretare. Una oppositrice di questo processo di autoreferenzialità e quindi di primo attore indiscriminato viene condannato da quella che è considerata la più grande attrice universale tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, Eleonora Duse, la quale dice: per salvare il teatro bisogna distruggere il teatro, gli attori e le attrici devono tutti morire di peste, essi rendono l'arte impossibile. In un'altra lettera dirà: non si tratta di recitare, la parola recitare in quanto citare, recitare due volte è il termine più orribile che si possa applicare sull'arte interpretativa. L'arte dell'attrice è quella di soffrire e di sentire e soprattutto di entrare in compassione con, lei si riferiva a personaggi femminili, con le donne che vado ad interpretare. Leonora Duse nel 1906 lavora a Firenze con il fondatore della regia modernamente intesa, Edward Gordon Craig, figlio della più grande attrice inglese del periodo, Ellen Terry Craig, e i due si incontrano a Firenze al Teatro della Pergola in un sodalizio artistico sul Rosmersholm di Ibsen, che conosce la prima assoluta in Italia in quel periodo. Craig, grande teorico del teatro, nel 1907 teorizza sull'avvento della Übermarionette, cogliendo questo senso di repulsione che la Duse aveva manifestato pubblicamente nei confronti dei mattatori. Lui teorizza la supermarionetta, cioè una marionetta che sostituisse sul palcoscenico l'attore in carne ed ossa. Ci sono due riflessioni molto interessanti che lui scrive nella sua biografia. La prima è: l'attore deve andarsene, e in questo è in parallelo con Eleonora Duse, e al suo posto deve intervenire la figura inanimata, possiamo chiamarla la supermarionetta, in attesa di un termine adeguato. Era il 1907. Questa creatura simbolica, anch'essa costruita dalla mano dell'artista, oggi si potrebbe dire dalla mano dell'ingegnere, dalla mano del programmatore, ci farà riconquistare la nobile artificialità. E poi ancora, se sei in grado di trovare in natura un materiale nuovo che non sia mai stato usato dall'uomo per dar forma ai suoi pensieri, allora puoi dire che sei sulla strada buona per creare una nuova arte, perché hai trovato ciò con cui la puoi creare. Il problema di Craig di trovare un termine adeguato per chiamare la sua Übermarionette, la supermarionetta, viene risolto da un altro drammaturgo, il cecoslovacco Karel Čapek, che nel suo dramma Rur, Rossum's Universal Robots, sancisce la nascita della parola robot. Siamo negli anni 20. Il termine robotica, qui vediamo una piccola fotografia di una edizione inglese degli anni 30, ce lo spiegano questi attori. Morning, gentlemen.
Questa è una versione cinematografica del 35. Dice che i robot sono delle macchine che faranno tutte le funzioni dell'uomo. Che la parola robot è simile alla parola di lavoratore, poi in realtà l'accezione, l'etimologia del termine polacco, robota, significa lavoro duro, che nell'accezione più ampia significa servitù, schiavo. Queste macchine realizzeranno una rivoluzione. Finalmente è arrivata la possibilità di avere la tecnologia disponibile per avere questi lavoratori totalmente affidabili che sostituiranno l'uomo in tutte le sue attività o in molte delle sue attività. Invisibile e onnipotente. Si dovrebbe sentire la sua presenza ovunque senza vederlo in nessun luogo. Anche qui c'è un chiaro riferimento a come si manifesta la tecnologia oggi. E poi, l'arte dovrebbe essere elevata al di sopra degli affetti e delle suscettibilità nervose. Alla fine dell'Ottocento l'attore istrionico che manifestava se stesso in modo autoreferenziale e qui gli artisti, in una più larga un più largo significato del termine, che manifestano le loro suscettibilità nervose. È tempo ormai di darle la perfezione delle scienze fisiche per mezzo di un metodo rigoroso. Quindi oggi è mia convinzione di non poter più accedere all'arte senza un atteggiamento computazionale. È talmente ricca la possibilità che la tecnologia oggi offre che i tempi, dal nostro punto di vista, sono cambiati. Se andiamo a vedere quali sono le problematiche che gli attori o le persone che decidono di affrontare lo studio interpretativo si vengono a trovare e che sono quelle che secondo noi sono risolte in gran parte dall'utilizzo delle nuove tecnologie, dalla modalità con cui possono essere utilizzate, vediamo che la prima e più importante è che l'attore deve tendere ad essere altro da sé. Già questa è un'utopia, perché nessuno si può immaginare di cambiare se stesso e di abbandonare completamente il suo pregiudizio morale, etico nei confronti dell'esistenza, della vita, cambiare i propri gusti. Problema della personificazione. Poi l'attore deve recitare ogni momento come se non sapesse quello che sta per accadere nel momento successivo. Nel gergo teatrale queste vengono chiamate le telefonate, rovinano gli effetti, distruggono l'efficacia della scena. È ovvio che anche fatti molto banali, molto semplici, se vengono interpretati come accadimenti inaspettati, suscitano subito un grande effetto espressivo. Se invece sono attesi, e l'attore quindi non interagisce con questi con la dovuta sorpresa e con la dovuta tempestività, è ovvio che non interessando all'attore mai interesseranno allo spettatore. E qui c'è un problema mnemotecnico, perché l'attore nella condizione attuale del lavoro ha un copione che acquisisce, che impara a memoria e che è in grado di distruggerlo, perché dona un dono profetico che non è detto che le persone siano in grado di gestire. Sa subito chi è l'assassino, sa subito se ci sono delle persone da amare, da odiare e quali sono le azioni che dovrà compiere. Altro aspetto, l'attore deve adattare costantemente se stesso all'interno di un processo di evoluzione scenica. All'interno di una scena non è mai possibile fermare un attimo rappresentativo per definirlo
nel tempo dato, ma siamo all'interno di un sistema dinamico in evoluzione continua, chiede una disponibilità al cambiamento. L'interpretazione dipende dalla qualità e profondità di connessione dell'attore con gli oggetti dello spazio semantico. Ma questo spazio semantico, che è lo spazio dei significati, simbolico, dei segni e degli oggetti presenti in scena, è uno spazio continuo, descrive la rappresentazione di migliaia di categorie di oggetti e di azioni nel cervello umano che si trova a viverlo per la prima volta e quindi che non è organizzato e indirizzato da un copione scenico, quindi non ha già l'obiettivo di stabilire il rapporto con un oggetto e basta. Quindi essere altro da sé, il cambiamento che viene chiesto è una trasformazione di carattere anche alchemico, si tratta proprio di cambiare stato, passare da uno stato solido a uno liquido o da uno liquido a una riforma. Quindi il problema pedagogico che incontriamo è quello di rimuovere dagli allievi, dalle persone, stratificazioni di educazione e quindi interpulsione delle abitudini automatiche, e questo è un lavoro che porta via moltissimo tempo e che non tutti, per quelli che vogliono studiare ovviamente per l'interpretazione, riescono a svolgere, anche molti professionisti. I processi imitativi di adattamento ai gruppi sociali con cui viene costruita la personalità sono quindi un ostacolo alla crescita artistica, e il problema principale è che le persone devono temporaneamente rinunciare al proprio giudizio, alla propria capacità critica, e perché si lavora con i robot allora, o perché è auspicabile che i robot entrino in maniera importante all'interno della pedagogia e anche della sperimentazione scenica. Perché l'attore è assodato, inquina la ricerca, può falsare le situazioni non raggiungendo un'adeguata libertà d'azione e di pensiero. Pur volendolo fare, non è detto che raggiunga questo stato di grazia nei confronti della rappresentazione. Non controlla i filtri dei propri pregiudizi, compie valutazioni critiche di carattere personale, attribuendo l'improntamento al suo personaggio o anche al personaggio di altri. Quindi questa forma di autocritica, di emozione negativa, è l'ostacolo principale che gli attori vengono a trovarsi. In che modo quindi i robot ci possono aiutare e possono fornire un supporto concreto per facilitare e liberare l'esplorazione delle proprie capacità? È stato fatto un esperimento con bambini autistici in cui, in questa prima immagine alla vostra sinistra, trovate un mimo vestito da robot e il bambino autistico che subito ha un feeling positivo con questa figura. Lo stesso attore è entrato poco dopo all'interno della stessa stanza e vedete la reazione che il bambino autistico ha avuto. E così anche il rapporto dello stesso bambino, sempre con un oggetto simile a un robot e un oggetto invece che si riavvicina di nuovo a una caratteristica, una fisionomia umana. Perché questo? Perché nel rapporto con le persone subentrano dei livelli di critica esponenziale, se passate il termine. Non è soltanto che cosa io penso di te nel momento in cui mi sto rapportando con te, ma pormi il problema di che cosa tu stai pensando di me in quel momento. E quando io parlo con te ho quattro livelli di ulteriore complicatezza, scusate, della relazione. Il primo è che cosa vorrei dirti, il secondo è ciò che riesco a comunicarti, e poi, passando dall'altra parte, è ciò che tu cogli, ciò che io credo che tu colga di quello che dico e ciò che invece realmente tu percepisci. E quindi sono ogni volta che un personaggio sul palcoscenico mette un enunciato, abbiamo queste quattro possibilità per ogni unità informativa. Unità informativa significa piccole strutture di frasi, e questo è un problema di organizzazione di tutte le informazioni che devono essere gestite. Attori robot, qui vediamo una rappresentazione di quest'anno a Londra in cui abbiamo un robot supervisionato, perché è un cavo che lo collega con un computer, ovviamente,
che parla con questa attrice. Poi ho visto prima che il professor è rimasto quasi. Abbiamo avuto anche con il nel 2015 a Osaka un altro esperimento fatto da una attrice e da una entità robotica. Scusate. Quindi l'essere presenti a se stessi e considerare il proprio sviluppo nella interpretazione parallelamente a tutto ciò che accade intorno nella scena. Riferendomi a Eleonora Duse ancora, sempre nel 1906, sempre al Teatro della Pergola, e pensando ai processi, ai meccanismi di virtualizzazione, all'uso degli oculus o dei visori, che hanno la possibilità di isolarti completamente dalla percezione dell'ambiente reale, Eleonora Duse fece una cosa simile facendosi costruire un camerino sul palcoscenico, cosa che il Teatro della Pergola non aveva, facendo costruire un tunnel di stoffa nera che dalla porta del camerino, entrando nel camerino, la portava fino al suo ingresso in scena. Lei, attraverso questa specie di oculus primordiale, aveva già nella concentrazione del proprio camerino rotto qualunque tipo di distrazione che potesse subire nel momento, prima di entrare in scena, dal lavoro dei tecnici, dagli attori che erano pronti insieme a lei, da tutto il lavoro che c'è dietro le quinte. Le soluzioni delle nuove tecnologie. Allora, vediamo molto rapidamente come i programmi didattici devono essere strutturati per poter utilizzare queste nuove tecnologie, e questo nella formazione di tutte le figure professionali del teatro, quindi si parla di attori, di registi, progettisti di sistemi, per sistemi intendo i sistemi scenici, e quindi l'illuminotecnica è un sistema, la scenotecnica è un sistema, la musica, eccetera, eccetera. E poi anche quella degli autori drammatici. Tradizionalmente il flusso del lavoro è: prendiamo un copione, lo leggiamo al tavolino, lo analizziamo insieme agli attori, diamo delle spiegazioni, interpretiamo dei dati e poi dopo facciamo delle prove in piedi, la spazializzazione del testo, e poi cerchiamo di portarlo davanti al pubblico. Se facciamo un parallelo fra la tradizione e l'innovazione, cioè fra come le cose sono andate fino ad oggi e come potrebbero andare da ora in poi, è che l'analisi del testo, che è semplicemente prendere in considerazione la dimensione 1 della scrittura, da cui derivare poi tutte le informazioni che devono contribuire alla composizione generale dello spettacolo, può essere fatta attraverso sistemi di intelligenza artificiale, può utilizzare dei software. Ovviamente non possiamo parlare di una enorme quantità di dati, tanto da poter definire questo problema di big data, però effettivamente siamo sull'ordine di centinaia di migliaia di informazioni in una opera come uno Shakespeare, se non volendolo analizzare ancora più approfonditamente in termini di milioni. Questo è, quindi abbiamo la necessità di utilizzare dei software per riuscire a gestire tutta questa mole di dati. L'interpretazione dei dati, poi scusate, anche la mole dei dati dipende dal fatto che entrando all'interno proprio dei meccanismi cerebrali che sovrintendono a quel passaggio fra la percezione che provoca la risposta linguistica e la risposta linguistica formata, dobbiamo andare a vedere anche tutte quelle reti neuronali interne, quindi c'è un problema di deep learning, che verrebbe chiamato oggi, per spingere e costruire delle strutture psichiche di personaggi dovremmo andare a verificare quanti livelli in profondità vogliamo spingere il nostro studio. L'interpretazione dei dati ci porta a spazializzare questi dati su una tabella, per cui dalla dimensione 1 la portiamo, faccio un piccolo esempio,
Ecco, per quanto riguarda l'analisi, nella prima riga abbiamo ciò che in natura accade, abbiamo la percezione, poi attraverso gli organi di senso abbiamo qui il problema di decodifica delle reti neurali, la emotion, il muovere da, quindi come reagisce, come si attivano le strutture muscolari, il gesto che deriva dalla esplosione di questo potenziale, il movimento che è il gesto che si ramifica, che va a attivare tutta una rete muscolare e poi la fioritura ultima di questa espressione che ci può essere o non essere in teatro, che è la parola. Quindi nella natura accade questo. In teatro, quando andiamo a vedere il copione fra le mani, accade completamente l'opposto. E quindi abbiamo la parola all'inizio, a seconda di come la vogliamo analizzare, dobbiamo trovare il movimento che la genera, il gesto che genera il movimento, che genera la parola, eccetera, eccetera, per arrivare a che cosa ha prodotto. È una perdita di senso per la strada. È uno studio molto faticoso che la realtà virtuale immersiva risolve completamente, in quanto aumenta sì il lavoro del direttore artistico, del regista, dell'organizzatore che deve affrontare problemi di realizzazione di ambientazione virtuale, di programmazione, ma può calare l'attore all'interno di un sistema virtuale in cui fornisce attraverso l'ambientazione virtuale quel percetto che poi dopo produrrà quella parola, cioè mantiene la stessa organizzazione naturale della percezione, dei meccanismi percettivi. L'interpretazione dei dati quindi viene in cascata, distribuita su tutte le tabelle dei sistemi, e questa è la base per la composizione, siamo sempre nella tradizione, e poi una volta che questi dati sono acquisiti c'è il problema di notazione che introduce il problema della progettazione dello spettacolo. Qui vediamo Rudolf Laban, che ha inventato la Laban Notation, il grande coreografo tedesco. Qui abbiamo tutto un sistema di descrizione grafica di tutte le parti del corpo, si arriva fino alla definizione del movimento della falange del dito mignolo. Lì abbiamo una piantina dei movimenti riferiti alla costruzione di questa coreografia, perché questo è un passo coreografico, e qui abbiamo la notazione musicale, che è quella a cui ci riferiamo sempre, perché è quella più perfetta tra tutte quelle che possiamo avere a disposizione oggi. La notazione LAB, che traduce la musica in passi, in movimenti, eccetera, e poi la traduzione di che cosa il ballerino, il danzatore, la danzatrice deve fare. Un attimo. Allora, per quanto riguarda il lavoro del mettitore in scena, come il lavoro dell'attore, come il lavoro di tutta l'equipe della produzione dello spettacolo, possiamo dire che è un processo di manipolazione psichica delle percezioni dello spettatore e che quindi il compositore scenico sa esattamente che se muove le cose in un certo modo otterrà determinati risultati, se usa certi caratteristiche cromatiche della scena, si usa certi suoni, certe ambientazioni, eccetera. Il neurocinema oggi, che sta diventando di grande moda, fa vedere, avevo una slide precedente, scusate, che forse non parte, ecco, si può passare un po'. Il neurocinema si occupa di fare delle scansioni in tempo reale con la sistema fMRI, una sistema di risonanza magnetica in cui la macchina riesce a leggere la concentrazione di ossigeno all'interno del cervello e attraverso le immagini che vengono prodotte e mostrate alle persone con cui si sperimenta si vede la zona rossa, che sono zone di attivazione di tensione, quindi portate dalla paura, e la zona invece blu, che è quella in cui la sensazione di paura non c'è. Questo è la fMRI del trailer di Avatar, e fra l'altro già i registi, Cameron primo fra tutti, hanno già cominciato a ringraziare i neuroscienziati per tutte le indicazioni che danno durante la stesura degli storyboard, per cui oggi non esce un film se non è passato prima dal vaglio di questi sistemi.
perché i produttori vogliono la garanzia dell'efficacia sul pubblico, muovendo modi di denaro come quelli che attualmente il cinema americano sta investendo su questi sistemi. Qui in tempo reale abbiamo le immagini del trailer e gli effetti che produce in questo osservatore. Quindi abbiamo delle modifiche, dei spostamenti della concentrazione di ossigeno e gli esperti su questa scansione riescono a capire che cosa sta provando la persona e quali sono gli effetti in tempo reale della scena che sta osservando. In teatro poi abbiamo anche la possibilità di usare più sistemi, per esempio qui siamo in una rappresentazione in inglese, questo è uno spettacolo fatto al National Theatre, in cui abbiamo riprese cinematografiche in diretta con proiezione dello spettatore del film e realizzazione dello spettacolo in teatro reale. Quindi lo spettatore può decidere se guardare il teatro, se vedere gli attori, se guardare il film, eccetera. Alla Cerchione a Berlino, con una delle ultime edizioni che la signorina Julie di Strindberg, hanno fatto uno spettacolo che ha dato il via, ha dato origine a questo sistema di rappresentazione. Immaginiamoci che questo può essere implementato poi dopo da tutta un'altra serie di tecnologie, come la realtà aumentata e anche la realtà virtuale. La scenotecnica computerizzata, questa è la bellissima realizzazione fatta dal gruppo Bosch a Bolshoi di Mosca, azienda che credo ora risieda in Emilia Romagna, tra l'altro, è un teatro completamente meccanizzato e programmabile. Quindi tutto questo viene mosso da un computer, può fare dei cambi di scena, cambi di puntamento di luci, movimento di ascensori, movimentazione di scenografie intere, alzare orchestre, abbassare fondali, spostare palcoscenici. E tutto questo può essere fatto senza neanche la presenza di un tecnico. Basta semplicemente che un attore o un cantante sia connesso a un programma di riconoscimento vocale e attraverso il punto della recitazione o del canto che sta realizzando, che sta interpretando, dà il movimento in tutta la parte effettistica. Bellissimo teatro. La visual body art è un altro aspetto delle possibilità che il videomapping, in questo caso, delle possibilità che la tecnologia offre. Questa ragazza ha dei marcatori, piccoli punti, in determinate zone delle spalle e del volto, e un software collegato riesce a mappare in tempo reale e a creare degli effetti di pittura sul corpo. Vediamo un po'. C'è un po' di musica qui? Per favore. Si può notare appena appena una latenza, però già per esempio un battito di ciglia lento riesce a coglierlo. Questo è fatto sul volto, ma non la ciliegia di pensarlo su tutto il corpo o su tutto il corpo, quindi effetti di metamorfosi, effettistiche anche di body painting, di body art, di trasformazioni. Questo rientra nelle possibilità che oggi le nuove tecnologie possono permettere. Immaginiamoci che cosa potrebbe essere mettere insieme tutte queste varie tecnologie all'interno di un teatro virtuale, reale, cioè strutturare e realizzare un teatro virtuale.
per riuscire a confrontarsi sulla validità di questi progetti e sulla possibilità anche di collaborazione ad alto livello per la promozione di questa tecnologia, di questo nuovo modo di fare didattica teatrale, ci siamo dotati di uno strumento, il META, il meeting delle accademie teatrali europee, al quale partecipiamo insieme al laboratorio Percro del professor Massimo Percamasco, che è un workshop, sono insieme spettacoli, conferenze, dibattiti, tavole rotonde fra i rappresentanti e le più importanti accademie teatrali europee. Partecipano la Royal Academy of Dramatic Art di Londra, l'Accademia Ernst Busch di Berlino, il Conservatoire Royal di Bruxelles, la Real Scuola Superiore Teatro Drammatico di Madrid, il Centro Internazionale di Teatro di Jacques Lecoq di Parigi e l'anno prossimo anche la Carnegie Mellon University School of Drama di Pittsburgh. E all'interno di questa manifestazione vengono realizzati degli esperimenti importantissimi di cui poi ci parlerà il professor Carozzini. Questo è quello che è augurabilmente lo strumento didattico e archivistico esemplare. Quindi è una registrazione di istruzioni in tempo reale in 3D in cui una persona può duplicare se stessa. Questo è uno studio orografico realizzato da Microsoft. Può entrare in teletrasporto, abbiamo la bambina nel quadro in alto a sinistra che è dislocata in una postazione remota, quindi da un'altra parte, sulla stessa pianta, e i due interagiscono in tempo reale come se stessero provando una scena tutti e due insieme. Però non sono lì presenti, ma lui la vede, vedete il... Questo è ciò che effettivamente vede attraverso gli HoloLens e quello è ciò che si vedrebbe attraverso un visore o un Oculus, penso. La cosa interessante di questo processo è che può essere registrato in 3D, può essere quindi archiviato, pensiamo anche alla registrazione di spettacoli storici, e poi può essere anche ridimensionato. E quindi può essere rappresentato sia in teatri, in proporzione 1:1, può essere presentato all'interno di piazze in dimensioni giganti, può essere messo all'interno di tete come se fosse una specie di esposizione di rappresentazione. Adesso lui metterà in rewind, farà ritornare indietro la registrazione che ha fatto, e la può analizzare da qualunque punto di vista. Pensate questo qual è come vantaggio per danzatori, per attori e per tutte le persone che lavorano espressivamente con il corpo, poter vedere ciò che effettivamente il pubblico vede, che non è mai ciò che si vede dalla registrazione visiva, fotografica o cinematografica. Beh, io ora mi fermo e do, credo, la parola al professor Marcello Carozzini. Grazie. Questo anche per limiti tecnologici che soltanto recentemente si sono effettivamente superati.
E l'idea che questa tecnologia finalmente può diventare parte della vita quotidiana di tutti è data dall'interesse dei grandi nomi. In realtà dispositivi di realtà virtuale esistono commercialmente sin dalla nascita di questa disciplina, ma soltanto recentemente l'interesse di grandi gruppi come Facebook, come HTC, come Sony, come Apple, come Samsung, come Google e Microsoft ha portato sul mercato prodotti che sono finalmente disponibili a costi paragonabili a quelli di una console per videogiochi o poco più. Si tratta quindi di un salto in avanti fondamentale perché la realtà virtuale possa uscire, diciamo, dalla sua nicchia di disciplina quasi fantascientifica per diventare una soluzione effettivamente utilizzabile non soltanto in settori specialistici come quello dell'industria o della medicina, in cui effettivamente la realtà virtuale gioca un ruolo già da anni, ma anche in, altre, diciamo, in altri settori della vita di tutti i giorni. Il fatto che la realtà virtuale venga spesso associata ai visori, come quelli che ho mostrato nella diapositiva precedente, fa in qualche modo pensare che si tratti di un'esperienza eminentemente visiva. E questo è in parte vero per una serie di fattori, perché il senso della vista è sicuramente uno di quelli che vengono prioritariamente usati nella nostra quotidianità. Il fatto che la tecnologia abbia permesso più facilmente di investire su questo tipo di soluzione tecnologica e a volte quindi si pensa che l'esperienza virtuale sia un'esperienza completamente visiva. Mentre invece l'esperienza virtuale è un'esperienza che nasce come esperienza multisensoriale. Spesso io sfido, diciamo, il mio interlocutore a darmi una definizione di realtà virtuale, eventualmente cercando anche su internet, e spesso i risultati che si hanno sono molto contrastanti tra di loro. La realtà virtuale viene definita come un'interfaccia, come una disciplina, come una tecnologia, tutta una serie di diversi punti di vista che spesso hanno dei concetti in comune, e i concetti sono queste 8 keyword che ho in qualche modo mostrato all'interno di questo schema e che possono essere messi in fila per provare a formulare una definizione operativa di realtà virtuale, che è sostanzialmente una tecnologia che permette ad un operatore di vivere un'esperienza multisensoriale all'interno di un ambiente sintetico generato nel computer. Un'esperienza che ha 3 caratteristiche fondamentali: quella di essere immersiva, quindi la persona si sente completamente coinvolta a livello sensoriale nell'ambiente sintetico, di essere interattiva, lo spettatore quindi non è più solo spettatore ma diventa attore, per l'appunto può svolgere delle azioni all'interno dell'ambiente e avere un feedback alle proprie azioni, e infine di provare una sensazione di presenza, cioè avere la convinzione di essere effettivamente nel luogo, nell'altrove che viene rappresentato dall'ambiente virtuale. L'immersione e l'interazione sono caratteristiche che vengono sollecitate opportunamente da strati di interfacce che dal punto di vista della visione permettono di essere circondati da immagini digitali, dal punto di vista dell'udito diciamo permettono di essere immersi in un campo sonoro tridimensionale e così via, fino a stimolare tutti i possibili sensi. Naturalmente ce ne sono alcuni più facilmente, anche da un punto di vista costruttivo, stimolabili, come appunto il tatto, la visione, l'udito, altri che invece sono ancora a livello sperimentale, ma che comunque prevedono già modalità operative e funzionali. Dal punto di vista dell'interazione invece è fondamentale catturare tutti gli input che possono arrivare dal corpo dell'operatore, e quindi i suoi movimenti, le sue espressioni facciali, le frasi che eventualmente dice, tutto ciò che in qualche modo consente di poter operare sull'ambiente digitale. Volevo anche mostrare quella che è una connessione molto forte tra ambienti virtuali e robotica che a volte può sfuggire. Oltre a essere due discipline che in qualche modo collaborano fra di loro, ad esempio gli ambienti virtuali forniscono in qualche modo un test bed, quello che si dice, cioè un terreno sperimentale nel quale gli algoritmi che governano le azioni di robot possono essere testati, diciamo, in un luogo sicuro, e al contrario invece la robotica diventa ancella della realtà virtuale nel momento in cui fornisce le interfacce per consentire l'interazione, ad esempio le interfacce attiche sono dei robot che indossati da un operatore consentono di poter toccare letteralmente un oggetto virtuale, quindi avvertire la sensazione fisica del contatto.
Un altro, diciamo, punto di contatto, scusate il gioco di parole, molto importante è il fatto che entrambe le tecnologie sono in qualche modo terminali di ciò che attraverso complicate architetture percettive e cognitive, quelle che in una sola parola potremmo definire come intelligenza artificiale, consentono di applicare questo tipo di intelligenza a dei corpi sintetici che possono essere interamente virtuali o fisici, cioè rappresentati da robot. Le attività che presento rientrano nel novero delle attività applicate alla cultura che il laboratorio Percro porta avanti da molto tempo come tema di ricerca. In particolare, dal punto di vista teatrale, come il direttore Bartolini ha appena detto, abbiamo una collaborazione con l'Accademia Teatrale di Firenze che dura già da 2 anni, che ci ha permesso di sviluppare una serie di esperienze abbastanza interessanti. Questa è un'applicazione ad esempio di scenografia virtuale immersiva, una rappresentazione dell'opera Savonarola tenutasi a febbraio di quest'anno a Palazzo Vecchio. Di fatto si tratta di un'applicazione di videomapping, quindi considerato che sarà il tema dell'intervento successivo non mi dilungherò altro, oltre particolarmente interessante perché il contesto è quello della sala d'armi di Palazzo Vecchio, con le pareti alte più di 7 metri, interamente proiettate, quindi in grado di generare un effetto scenografico molto interessante. Altre esperienze, sempre dal punto di vista della, diciamo, delle scenografie virtuali, sono questa, in cui proprio il dottor Bartolini ha diciamo, enunciato il 30° canto dell'Inferno della Divina Commedia all'interno di Information Landscape, un ambiente virtuale composto esclusivamente da parole, parole che vengono disposte nello spazio a formare un contesto diciamo tridimensionale nel quale la parola non è più soltanto un aggancio a ciò che viene detto, ma rappresenta, diciamo, un'entità visiva importante e che diciamo, collabora con l'attore al fine di creare un effetto scenico. Sempre all'interno del CAVE, che è un dispositivo di realtà virtuale consistente in una stanza di 3 o 4 metri di lato e circa 2 o 3 metri di altezza, sulla quale sulle cui pareti vengono proiettate le immagini di un ambiente virtuale immersivo, abbiamo realizzato altre esperienze come quelle della rappresentazione del poema dello spazio, in cui un'attrice dell'Accademia Teatrale ha diciamo, recitato un monologo all'interno di una scenografia completamente virtuale che contribuiva in qualche modo e sosteneva la narrazione del testo del monologo. In questo caso l'esperienza è un'esperienza, se vogliamo, dal punto di vista teatrale, tutto sommato non lontano da quella tradizionale, dal momento che il pubblico era diciamo, all'esterno del cave, quindi in qualche modo interagiva in maniera molto limitata con l'attore. Diciamo, la cosa interessante da questo punto di vista era la trasformazione di uno spazio che di fatto non è altro che una stanza di circa 3 metri di lato completamente bianca e vuota in una scenografia animata molto coinvolgente. Ma questo è stato l'anteprima di quello che è stato il successivo esperimento, quello che abbiamo chiamato teatro personale. La rappresentazione svolta nel film questa volta prevedeva che lo spettatore fosse unico, che indossasse gli occhiali che consentono di vedere le immagini tridimensionali e di essere quindi letteralmente catapultata all'interno della scenografia di quello che non è più un palcoscenico, ma diventa un ambiente tridimensionale vero e proprio, del tutto paragonabile a quello reale, e all'interno del quale l'attore interagisce letteralmente con lo spettatore. All'interno del meeting internazionale delle Accademie Teatrali Europee, il META, che è stato, diciamo, appena presentato, abbiamo poi svolto quest'anno un interessante esperimento di analisi della performance. Questo è lo scenario nel quale ci siamo mossi, un palcoscenico nel quale abbiamo installato una serie di telecamere, una telecamera dall'alto che aveva lo scopo di definire le traiettorie che diciamo, venivano percorse dagli attori nel loro movimento, una telecamera a 360 gradi che è questa posta su questo basamento, che era in grado di riprendere la scena in maniera panoramica per l'appunto completo, una telecamera tradizionale che desse appunto il senso di ciò che stava accadendo. La performance era una performance di circa 2 minuti, completamente fisica, nel quale non c'era nessun dialogo, nessun parlato, svolto su un'improvvisazione, praticamente svolta su
un tappeto sonoro realizzato da Marina Tanaka, che poi farà anche lei una presentazione, diciamo, di questi esperimenti di teatro sonoro, nel quale volevamo valutare se un'analisi oggettiva di alcuni dati, come le distanze percorse, come ad esempio la vicinanza, la distanza tra gli attori, la distanza anche tra il vettore, tra i vettori che definiscono, diciamo, la direzione dello sguardo, quindi capire quando gli attori si guardavano, quando invece non si guardavano, quando erano addirittura rivolti l'uno in direzione completamente opposta dall'altro, potessero essere di ausilio a quella un'analisi della performance in fase, diciamo, di debriefing tra attori e regista. E i risultati ottenuti sono molto interessanti, perché questi dati quantitativi sono stati messi in relazione con dei dati qualitativi che sono stati acquisiti attraverso dei questionari somministrati sia agli attori che ai registi, e che ci hanno permesso quindi di cominciare a capire quali di questi parametri possono essere utili ai fini, diciamo, di una analisi più, se vogliamo, profonda delle performance degli attori. E sono dati, diciamo, un mole di dati abbastanza interessanti, anche soltanto in una sola giornata di performance, parzialmente già analizzati e ancora parzialmente sotto analisi. Una delle nuove frontiere più interessanti però è quella che traspariva già nell'ultimo filmato presentato dal dottor Bartolini, che è quello del teatro collaborativo tra persone che possono essere anche a distanza, e per vari scopi, uno dei quali poi vi farò vedere, è stato oggetto delle attività di un progetto europeo. Per fare questo però bisogna definire come è possibile implementare quelli che possiamo chiamare attori virtuali. Un esempio è quello che abbiamo visto: gli attori virtuali in quel caso erano né più né meno che persone reali che venivano acquisite da una telecamera e le cui immagini venivano montate in tempo reale in un ambiente tridimensionale. Al fine però di avere un'esperienza completamente tridimensionale, è possibile usare anche altre possibilità tecnologiche. Per fare questo però è interessante capire qual è la differenza tra quello che viene chiamato comunemente avatar e quello che viene chiamato agente. Detto che entrambi sono esempi di umani virtuali, virtual humans, diciamo, nel mondo anglosassone, l'avatar è una rappresentazione di se stessi, l'agente invece è una rappresentazione visiva di un'altra persona. In questo caso, ad esempio, la persona utilizza un sistema di motion capture che è in grado quindi di leggere i suoi movimenti e di applicarli a un corpo umano virtuale, che è quello che vedete qui in basso. Quindi la persona che veste questa tuta e indossa un caschetto di se stesso vede quello che vedrebbe in condizioni normali: le braccia, le gambe, eventualmente la sua faccia se si guarda allo specchio. L'agente invece è un umano virtuale che viene mosso da un'intelligenza artificiale che può essere più o meno sofisticata a seconda degli scopi, diciamo, a cui vogliamo tendere. Da un punto di vista della rappresentazione possiamo ricorrere alla computer graphics e quindi avere dei modelli animati tridimensionali che necessitano di determinati sforzi da un punto di vista creativo e realizzativo, o ricorrere a delle riprese che però non sono bidimensionali ma diventano tridimensionali. Con delle camere opportune, che vengono chiamate depth cameras, si è in grado di acquisire la tridimensionalità di un attore o eventualmente anche dell'ambiente che lo circonda, e quindi di poter inserire questi stream video, che però ripetono tutti i crismi del 3D, in ambienti virtuali tridimensionali al fine di realizzare un'esperienza che poi può diventare effettivamente immersiva. Queste soluzioni sono state utilizzate all'interno di un progetto chiamato Beaming. Beaming è il teletrasporto di Star Trek, e in qualche modo ciò che intendeva questo progetto era realizzare il sogno del teletrasporto da un punto di vista virtuale e non fisico. La persona viene decomposta in atomi nel teletrasporto reale, qui viene decomposta in bit, e si permette di poter teletrasportare una persona, anche se solo a livello virtuale. Uno dei scenari applicativi a cui abbiamo lavorato è stato proprio quello del remote rehearsal, cioè della prova generale di attori che sono situati remotamente, con la presenza eventuale di un regista, anch'esso eventualmente situato remotamente. I concetti fondamentali sono quelli della destination, cioè del posto fisico nel quale vogliamo teletrasportare il visitor, che è una persona che si trova da tutt'altra parte, ma che può essere acquisita da un punto di vista di movimenti e gesti e teletrasportata nel luogo che è la destinazione, o a livello virtuale attraverso un avatar, o a livello fisico attraverso un robot.
Questa esperienza è tutta contenuta, diciamo, viaggia tutta su internet, quindi questi flussi possono essere intercettati anche da terzi disposti eventualmente in ulteriori postazioni, che sono gli spectator e che non hanno la possibilità di interagire con la situazione, ma che possono assistere in questo caso come degli spettatori di teatro. Nella prima versione tutto era completamente virtuale, quindi c'era un attore che recitava nel cave e vedeva l'avatar di un altro attore. In questo caso l'attore principale era situato a Londra, l'attore secondario era situato a Barcellona e veniva, diciamo, i suoi movimenti venivano catturati da questo sistema di motion capture, ed entrambi gli attori virtuali venivano visionati da un regista che era situato a Pisa in questo caso, e che dava indicazioni attraverso il proprio avatar che entrava nel momento opportuno in gioco nell'ambiente tridimensionale. Nella seconda incarnazione, diciamo, di questo progetto, il regista, abbiamo aggiunto una dimensione successiva al regista, che questa volta era in un cave e quindi non guardava più il tutto da un punto di vista soltanto bidimensionale, ma anche lui interagiva immersivamente con gli attori, quindi diventava una sorta di triangolazione piuttosto che di rapporto a due. In questo caso utilizzavamo un misto di ambiente acquisito con telecamere 3D per quanto riguarda, diciamo, la scenografia, e di virtual humans in computer graphics per quanto riguarda gli attori. Nella terza e ultima parte abbiamo aggiunto la dimensione fisica. L'attore presente nella destination veniva teletrasportato a livello fisico grazie a un robot. Naturalmente, volendo fare una cosa furba e che avesse un qualche senso, abbiamo scelto un estratto di un film in cui effettivamente era presente un robot, ed era un pezzo della Via Galattica agli autostoppisti. Purtroppo uno degli attori in quel caso ero io, perché si trattava di un progetto europeo, quindi non avevamo a disposizione degli attori veri e propri, e ho dato, diciamo, come dire, nuovo lustro alla definizione di attore cane. In questo caso, diciamo, faccio vedere giusto uno straccio, il robot veniva mosso da un altro attore che si trovava a Barcellona, che vedeva la stanza attraverso telecamere tridimensionali e guidava con le proprie azioni il movimento del robot, che poteva interagire fisicamente con gli attori, muovendosi, guardandoli come in questo caso, addirittura per esempio dandogli una mano, stringendogli la mano, eccetera, eccetera. Per motivi di semplicità il regista questa volta non era presente in una terza locazione, ma era presente sul posto, quindi interveniva diciamo sul posto a dare indicazioni che naturalmente potevano essere attese o disattese, come nel caso, diciamo, di attori neanche dilettanti ma completamente improvvisati. Però la cosa interessante è appunto dare la possibilità di vedere il robot come alter ego di una persona fisica, quindi non una persona a sé autonoma, per quanto dotata di intelligenze artificiali anche sofisticate, ma diventa praticamente quello che si chiama proxy, cioè una rappresentazione fisica di un essere umano vero. Grazie per l'attenzione. Grazie, chiedo scusa, ma purtroppo abbiamo un vincolo di tempo molto stretto, in quanto mi è stato comunicato che la sala deve essere chiusa alle 19. E quindi chiamerei la professoressa. Sì, grazie, per poi lasciare. È una tecnica di proiezione su grandi superfici, proiezione tridimensionale, in cui ci sono tutta una serie di elementi che vengono rilevati, di oggetti architettonici che vengono rilevati digitalmente, si forma una maschera digitale e attraverso software particolari, che oggi sono anche disponibili liberamente via rete, è possibile proiettare perfettamente sulla superficie dell'oggetto, della facciata, di qualunque oggetto, di qualunque elemento che è stato mappato precedentemente, diciamo il processo viene chiamato mapping and masking, e ovviamente l'effetto spettacolare, straordinario, c'è soltanto nella misura in cui, scusatemi siedo, questa proiezione avviene esattamente sulla superficie, cioè aderisce esattamente, e gli attori dicono come una maschera. Invece già lì siamo in un ambito teatrale, e devo dire che non credo che sia lo stesso artista, quello che tu hai mostrato, il principio è evidentemente lo stesso,
Questo artista giapponese si chiama Nabumiki Asai e ha realizzato il videomapping Real Time on Face, l'ha presentato qualche anno fa ad Ars Electronica, è stato vincitore di una delle sezioni, è stato veramente particolarmente acclamato, però non c'è ancora un'applicazione vera e propria nel teatro. Perché? Perché un conto è mappare e proiettare su un oggetto statico, un oggetto, un elemento che ha dei micromovimenti, ma il corpo dell'attore sullo spazio e soprattutto il volto ovviamente rimane particolarmente difficile e complesso. Per questo mi piace molto questa immagine, perché non è un make up, però in qualche modo rifà il videomap in questo aspetto anche un po' diciamo così tribale. Cerco di andare velocemente. Ecco, questi sono alcuni degli esempi delle projection on buildings, giusto per dire che il videomapping ha una evoluzione interessante per quanto riguarda gli aspetti, l'effettistica. Dobbiamo dire che anche già una storia, perché inizia nel 2005, quindi nelle tecnologie più di 10 anni sono una storia incredibile. E da un po' di tempo evidentemente i singoli gruppi, le singole società hanno anche elaborato un proprio loro stile. Uno dei miei preferiti è questo, che peraltro è stato vincitore di una sezione di un festival di videomapping a Girona. Questi sono i colori della Catalogna in questo periodo, c'è anche il referendum sull'indipendenza, e lui ha mappato Casa Pastors ed è, noi gli abbiamo attribuito il primo premio perché ha esattamente incarnato il principio del videomapping, cioè un nuovo formato digitale, breve narrazione, tutto 3D, con un perfetto legame, rapporto, immagine e suono. Forse poco ha lavorato sul contenuto, sulla storia del, diciamo così, del palazzo, dell'edificio in sé, però è interessante. La stessa Casa Pastors invece è diventata oggetto di un videomapping un po' particolare, più ispirato al cinema. Sono possibili, diciamo così, delle modalità e degli stili diversi, appunto, sempre facendo riferimento al mapping. Volevo farvi vedere invece velocemente questo, che permettetemi un riferimento a Studio Azzurro. Studio Azzurro ha sempre lavorato nell'ambito della videoart. Questo è l'unico videomapping fatto da Studio Azzurro quando ancora era in vita Paolo Rosa, che è stato il fondatore, e insomma noi tutti che abbiamo quelli che hanno studiato tecnologia qua a Pisa sono, e video arte a Pisa, sono molto riconoscenti del lavoro, delle sperimentazioni, delle ricerche di Studio Azzurro, che sono state portate all'interno del Dipartimento di Storia delle Arti da San Gianni, quindi sono stata anche allieva delle lezioni appunto di Paolo Rosa qua a Pisa. E questo nel Teatro della Scala è un frame appunto dal videomapping di Studio Azzurro. Però questa è una mia idea, una comunicazione che ho portato alla Sorbonne Nouvelle 2 anni fa. La mia idea è che per arrivare al teatro ci si arriva per gradi e ci si arriva attraverso una, diciamo, uno sviluppo di una drammaturgia. Prima l'abbiamo visto anche per quanto riguarda i musei, si passa da lì, quindi dopo aver esaurito tutto, diciamo così, l'arsenale dell'effettistica possibile, quindi le singole parti dell'edificio che crollano, le palline che escono dalle finestre, si inizia a ragionare in termini di narrazione e in termini proprio di drammaturgia. Quali sono quei 3 step che io ho identificato? Una prima idea è quella che io ho chiamato the stage is the facade, cioè dove il palcoscenico è effettivamente relegato nella superficie, quindi è un'arte della superficie. Tutte e quattro queste immagini sono di uno dei gruppi più interessanti, si chiamano Urban Screen, cioè schermi urbani, cioè che è l'altro nome che viene dato al videomapping, e ci terrei almeno a mostrarvi soltanto appunto come fotografia questo videomapping che è stato fatto nella copertura dell'Opera House di Sydney. È molto interessante, naturalmente preregistrato in un ambiente di green screen, però questa danza della ballerina andava a lambire da una parte all'altra gli estremi appunto della superficie. Il secondo passaggio è quello di un videomapping interattivo, dove però l'interazione è legata al pubblico stesso.
Klaus Obermaier, l'edificio è lo stesso, ed è il Teatro dei Celestini a Lione, dove ogni anno si tiene una festa, la Fête des Lumières, e che da un po' di anni si dedica, diciamo così, lascia aperto il campo soprattutto ai videomappi. In questo caso è il passaggio, il movimento delle persone stesse, del pubblico, rilevato attraverso una videocamera, a generare il cambiamento e la modificazione stessa della struttura. Scusate, volevo andare, sono andata troppo avanti, perché mi va troppo avanti, non lo so. Ecco, questo è sempre il Teatro della Celestina, una società che si chiama Architecture 104, ha provato a fare un videomapping veramente interessante, perché a questo punto l'interazione riguarda, diciamo così, l'aspetto sonoro, cioè attraverso un microfono il pubblico partecipava a questo grande evento e diciamo così creava una modificazione della maschera digitale molto particolare, anche perché venivano proiettate le vere e proprie. Nell'ambito televisivo dei grandi eventi.
Jennifer Lopez, mi veniva il nome ma poco importa, appunto l'elemento interessante. È il mappare, perché mi continua a fare ridica, mappare oltre al costume anche un volto o un corpo. Ci terrei a farvi vedere appunto questa immagine, forse non c'è tempo, si trova facilmente in rete. Comunque Nabuki Asai, questo è appunto questo giapponese, in rete trovate dei progetti nuovi, però questo continua a essere quello che a mio parere è più interessante. Inizia intanto il termine Omote, che significa maschera in giapponese, e lui si è ispirato nel, intanto ha chiesto a un makeup artist esattamente di trovare una, diciamo così, una maschera adeguata per il volto, appunto come diceva il collega della modella che ha questi sensori. E poi per la prima volta viene proposto il, è un po' lento su Vimeo, non so, e la rete, viene proposto appunto questo sistema di di motion cap, scusate, di real time mapping. Forse lo sta caricando su Vimeo, no, non è importante. Allora, anche questo è interessante, il fatto che lui abbia fatto riferimento alla maschera giapponese. La maschera giapponese non è una maschera che nasconde, ovviamente, ma una maschera, come ricordava appunto il trattatista, appunto Zeami, è il fiore che sboccia continuamente, quindi contiene tutti i sentimenti e tutte le espressioni. La maschera non nasconde, esprime tutte, diciamo, tutti i sentimenti possibili, sta all'attore con il movimento, con la luce e con l'ombra, come già ricordava poi Gordon Craig, a esprimere quello che deve esprimere in quel dato momento, in quella data appunto espressione. Vado avanti perché in realtà appunto c'è questa difficoltà, soltanto per dire una cosa curiosa, non ci sono applicazioni ancora teatrali, però Lady Gaga ha chiamato Mr. Nabuki Asai e per il suo omaggio a David Bowie ha voluto una maschera digitale proprio fatta di videomapping online. Poi si vede che non è perfettamente collegata con questo, potete collegare, avete, grazie, tutto molto di fretta, però soltanto per arrivare a un esempio a cui tengo moltissimo in realtà, e per un attimo ho temuto che il collega di teatro citasse Robert Lepage, quindi ho sudato freddo perché credo che sia in questo contesto, in questa situazione, l'artista più rappresentativo in assoluto, forse uno dei più grandi registi contemporanei. Dire regista teatrale tecnologico è veramente, sminuisce la figura di questo grande regista straordinario, che non a caso ha iniziato il suo primo spettacolo dedicandolo a Leonardo da Vinci. Infatti sentite, la Vinci è venuto qua a scoprire le macchine rinascimentali e la tecnica rinascimentale, la scenotecnica, e tutte le sue scenografie. Io ho lavorato per il dottorato in Canada su Robert Lepage, adesso esce la riedizione del mio libro su di lui, il suo amore per la tecnologia, per le macchine, della visione delle macchine, addirittura leonardesche, è stato un po' il suo background di riferimento. Ho guardato un attimo, io ho preso come riferimento soltanto gli esempi di videomapping, che allo stato attuale sono tre, per il Cirque du Soleil, un allestimento gigantesco, è del 2005, ovvero Francesca, che tu te ne sei occupata per la laurea. Pensate che per Las Vegas hanno chiamato Robert Lepage e hanno creato un teatro apposta per questo spettacolo, che è stabile a Las Vegas dal 2005, e l'architetto che ha costruito questa struttura è Mark Fisher, niente meno che il creatore delle grandi scenografie e degli allestimenti dei Pink Floyd, degli U2, eccetera eccetera. Ma lo stesso Robert Lepage fa gli allestimenti per Peter Gabriel, quindi in realtà
c'è una grande distinzione tra teatro di ricerca, teatro d'opera e teatro, diciamo così, perché è anche spettacolo quello ovviamente per il grande pubblico. In questo caso nella scena centrale bellissima della battaglia, in cui il meccanismo e il movimento, gli attori acrobati sono appesi a delle spunzioni che fuoriescono, vengono proiettate delle immagini molto suggestive e a vedere la documentazione sembrerebbero anche interattivi, ma purtroppo non ci sono abbastanza dettagli tecnici, perché la regia televisiva non permette di vedere tantissimo. Quello che vedete sopra invece è diciamo l'allestimento del riallestimento di uno spettacolo storico di Roberto Pace, di Zaghile Loppio, di Aghieloppio. In questo caso ha creato una struttura cartiglionico scenografo, un dispositivo a cubo aperto, anche in questo caso in movimento, la società di Montréal, che è la stessa che lavora per il Cirque du Soleil Cinétique, ha creato questo dispositivo unico, il videomapping in movimento con l'attore acrobata che continua a recitare mentre il dispositivo si muove. Ma la cosa più spettacolare è il lavoro a cui si è dedicato a partire dal 2006, mi sembra, dal 2006-2010, per il Metropolitan di New York. Il general manager del Metropolitan ha chiamato Roberto Pace dopo averlo visto in azione al Cirque du Soleil e gli ha chiesto di realizzare tutte e quattro le opere della tetralogia di Wagner. E lui, caro all'idea di Kreider, cui mio collega ha citato giustamente l'inizio del teatro moderno, inizia proprio con Craig, la scena è unica e si muove, diciamo così, crea, si trasforma grazie alla luce al movimento e non occorre nient'altro, solo che in questo caso ovviamente la luce è il video, sono le immagini video proiettate e questa è la macchina stravolgente, incredibile, che crea Carl Fillon, 24 assi che sono, diciamo così, si possono muovere autonomamente o tutte insieme. Adesso scusate la descrizione tecnica, io sono una storica del teatro, non sono un ingegnere, comunque attaccati a un asse centrale con due, diciamo così, pilastri laterali, permette un movimento in verticale, un movimento rotatorio e un movimento, diciamo così, autonomo delle singole assi, ma non solo il movimento, anche la proiezione. Questo è un esempio, la cavalcata delle Valchirie. Questa scena, cioè questo dispositivo, diventa tutto quello che la storia necessita di raccontare. E prendiamo giusto, questo dovrebbe essere da YouTube, quindi non andare più velocemente, lo metto dall'inizio, eccolo qua. Posso commentare mentre si interrompe, questo è il momento più spettacolare della cavalcata delle Valchirie. Ovviamente immaginatevi 15 ore di spettacolo, tutto unicamente giocato su un'unica scenografia. È stato molto criticato, io devo dire che ho fatto diverse interviste all'autore della scenografia, anche al direttore musicale del Metropolitan, non Levano, ma Fabio Luisi, l'italiano Fabio Luisi, che ha diretto due delle opere. Gli attori vengono, diciamo, hanno un training da parte degli acrobati del Cirque du Soleil, quindi non c'è più distanza, ma al contrario l'attore forse in qualche modo diventa anche una super marionetta, ma tutt'uno sicuramente con la macchina, con il dispositivo, qua arriva il palco, e in una tecnologia che forse è molto innovativa, ma per certi aspetti, come hanno notato molti critici, è molto tradizionale, perché le page, nonostante tutto, nonostante si possa permettere la tecnologia più attuale, ha guardato la versione del 1876 di Wagner, con cui aveva inaugurato Wagner il festival, diciamo il teatro proprio di Bayreuth, con loro di Pena. Questo è il risultato, possibilità straordinaria per il teatro e naturalmente solo per
ho provato in rete, perché ogni tanto si vede qualcosa di straordinario, anche un rendering della struttura della scenografia, che diventa una cosa sensazionale nel primo atto, nella introduzione, nell'ouverture dell'oro del Reno. Nel primo momento la macchina è posizionata in basso, perché ovviamente la nascita di tutte le cose, l'ouverture è una cosa in crescendo straordinaria, la macchina si va a posizionare per dare agio, per dare possibilità alle fanciulle del Reno di scendere. Ciascuno di queste listelle viene mappato, videomappato, ed è un videomapping interattivo. Non so quanti al Metropolitan hanno colto questa raffinatezza. L'interazione dipendeva dal movimento, dalla voce dei cantanti e dalla strumentazione dell'orchestra nella buca. Una raffinatezza incredibile, in cui si ha un po' di una traccia. Questo è un altro momento in cui il movimento genera una volo di scale che ricorda la volta Piao, forse Svoboda, ma insomma ricorda sicuramente l'avanguardia. E qua finisco con l'immagine dell'ascesa al Monte Valhalla, con cui appunto in questo caso non i cantanti veri, ma le figuranti sono diciamo così collocati in maniera tale da poter salire. E giusto per ricordare che in realtà forse sarebbe carino vedere insieme anche dietro le quinte di questa macchina. Dietro le quinte è interessante perché una parte è non sonano, quindi il ricordo, no, della prima relazione che dei carri del carnevale, carri allegorici, forse questo riferimento. Sono sicura che Robert Lepage apprezzerebbe molto l'idea che il suo macchinario, anziché essere confrontato e avvicinato con grandi strutture innovative, tecnologiche, possa avere una qualche reminiscenza, un qualche legame invece con una strumentazione, con un dispositivo molto popolare, come sono i carri allegorici di Viareggio, oppure quelli carri, diciamo così, legati alla religione che troviamo per esempio in Sicilia. Perché appunto questa macchina mantiene un elemento umano, ok? Quindi non c'è una totale automazione, anche perché dentro questo dispositivo c'è l'attore, e l'attore può farsi male, può cadere, quindi in qualche misura c'è questo elemento totalizzante di cui il servo di scena, il macchinista, colui che sta dietro, ha la stessa importanza di colui che è di fronte, di colui che è sotto il riflettore ed è l'artista. La parte tecnica e la parte artistica sono, come dice lui, sullo stesso piano, sono due parti della stessa medaglia. Grazie. Grazie al professor Sanchez. E adesso passiamo all'ultima presentazione della dottoressa Marina Tanaka. Grazie.
fin da piccolo ho imparato pianoforte, anche composizione, la musica elettronica, musica jazz, composizione. Sempre la mia domanda è stata il suono, che cosa si può esprimere e poi per il teatro o per il video, sempre con l'immagine, come si integra, come si integrano, sempre ho visto tanti spettacoli o qualcosa, ma il video, il suono c'è stato come un'integrazione che si metteva dopo. Però ho voluto analizzare il suono di cosa può descrivere, che ora inizio a fare, a presentare la metodologia della drammaturgia suona. Questa scena è forse conoscete una regista giapponese, si chiama Shiro Takatani, e questo spettacolo è molto famoso perché si usa tante immagini con telecamera, ma ogni spettacolo lui inventa anche la macchina, il video. Questo spettacolo è 2015 lui ha fatto, per il momento lui ha creato un video più di 4K e poi si muove come spider, mosca, è molto interessante. Volevo fare vedere il video, però si può trovare su YouTube, quindi passo avanti. Ma lui diceva gli occhi vedono le parti che interessa, invece la tecnologia fa vedere tutto, anche la parte alla quale solitamente gli uomini non danno l'attenzione. È molto bella, quindi se avete il tempo YouTube c'è tutto. E poi un altro teatro, ma questo è di Henan Goppers. Henan Goppers è un compositore molto famoso anche nell'ambito musica jazz e anche orchestra classica. Recentemente tanti compositori hanno iniziato a lavorare anche con lo spazio come installazione. Anche questo volevo fare vedere il video, però c'è YouTube, è molto interessante. Così ci sono. Tanti spettacoli come questo che non c'è attori, sembra che c'è tutta la macchina e solo i suoni esprimono le cose. Questa cosa nell'ambito teatrale come lo studio, come studiamo questo, c'è stato quindi tanti studiosi stanno lavorando, analizzando questo tipo di spettacolo, tipo per questo spettacolo di Heina Gepers, assenza dell'elemento umano dalla scena, ma quindi assenza della presenza degli attori. Eh,
una caratteristica di questo tipo, però il suono ci porta a ci fa sentire la presenza anche se non ci fosse gli attori, ci fosse attori. Quindi questo tipo di spettacolo chiamava teatro del suono, teatro dell'assenza, teatro della macchina, installazione di self performance. Questi ultimi due forse anche c'è collegamento con il teatro del Tornè. E quindi la presenza è di cos'è? Questa domanda è molto importante nell'ambito teatrale di oggi. Professore Enrico Pittozzi affermava la gradazione della presenza nella scena contemporanea, anche nel teatro del suono, ci sono tanti presenza che escono dai suoni. Questa cosa anche drammaturga Chiara Guidi chiama tipo la scrittura del vapore o fantasma. Ma prima di questo tempo sempre il corpo degli attori è stato la cosa più importante nel teatro, come Peter Brook o Tolsky. Però questo cambiamento è molto notevole. Marco dice che il suono è più facile a esprimere la presenza invece della vista, perché si sente più vicino, quindi questa è una caratteristica. Allora, per lo spettacolo come si crea il suono o il panorama del suono? Ho analizzato quattro livelli diversi. Il primo capitolo è anatomia del suono, il secondo capitolo è visualizzare il suono, ma anche se non si vede, come si scrive il suono. Il terzo capitolo è dalla carta che ha visualizzato il suono, come si proietta nello spazio. Il quarto capitolo è come è cambiato il ruolo degli spettatori. Prima parte è anatomizzare il suono, significa questo è molto famoso in Tonale Mori, che è compositore turismo italiano, Luigi Russolo, ha creato con 13 speaker, questo è questa opera ha aperto la musica dei rumori. Quindi da questa opera ha iniziato a usare i rumori come la nota o la musica. Quindi oggi ci sono tanti suoni diversi, rumori, i suoni elettronici, anche la voce. Quindi è molto importante a definire che cos'è il suono, quale tipo di suono può esprimere, ma che cosa può esprimere. Qualcosa che
condividere con chi è altre persone o una descrizione molto astratta. E poi ogni sono ha la sua caratteristica, però anche a sapere il vantaggio del suono è importante. Un esempio è questo, Alto diceva poesia scenica, poesia è come la messa in scena, anche se non si vede, ci fa immaginare i paesaggi, ambienti, e questo è un concetto del suono, poesia e la voce. Gli studiosi analizzano, ma per Alto suono e la luce sono corpi completi. E poi per la percezione di umani come funziona anche rispetto a informazione fisica, il suono ci permette di immaginare le cose di più, questa è una caratteristica. Poi dopo alcuni esempi, come si può visualizzare il suono, alcuni esempi ora, per esempio, negli anni l'ultimo ventesimo secolo l'intervento della tecnologia della musica ha aperto un nuovo modo di scrivere la musica, e questo è un famoso musica elettronica, ma così musica elettronica ha aperto per la musica elettronica una cosa più importante è lo spazio. Tanti compositori hanno voluto scrivere lo spazio insieme nel tempo. Questi lucchetti e pentagramma sono molto tradizionali, che passa da sinistra e scorre verso a destra. Invece qui c'è, ne sono un po' grafici, questo si esprime la spazialità. La spazialità del suono, come la risonanza, oppure anche dove si proietta i suoni. Ma questo tipo di partitura è molto difficile a leggere, quindi ha perso la mnemotecnica, non si può condividere con tutti, però quando inizia a leggere questo, piano piano si capisce, ma la cosa più importante è la relazione tra gli elementi, come si collega. Alcuni esempi, questo è un altro partitura importante, che però una parte, questo ma lui ha creato una partitura circolare, che non si finisce mai, quindi una partitura infinita. Ogni linea ha diversi suoni. E poi questo è per performance, diciamo che vuota
lui ha scritto lo spazio e questa è la partitura dell'azione. Di Lorenzo Mango, uno studioso della scrittura scenica, diceva che la partitura è come la coreografia. Nel cervello si unisce la coreografia tra questi due. E poi tra questi qui c'è il rumore di grilli, grilli, che dà l'idea della notte. Poi questo è l'andamento ritmico del respiro, quindi la voce è scorticata. E bisogna stare molto attaccati al microfono. Voce bassissima, scorticata, con un respiro. Lei è Chiara Guidi, soggetta sulla Paella Santa. Io sono andata a fare un'intervista e la sua partitura è questo di poesia. E questi tutti indicazioni sono molto i suoi, però come un esempio, anche la poesia è una partitura. E poi l'ultimo, questa partitura è molto innovativa perché c'è scritto tutta l'azione degli spettatori. Di solito la partitura sonora o la scrittura scenica c'era scritto tutte le azioni dei presentatori e programmatori o musicisti, invece qui c'è scritto tutte le azioni degli spettatori, quindi molto importante. Penso che lo spettacolo contemporaneo ha un ruolo di ha una caratteristica che gli spettatori sono protagonisti, quindi questa maniera è molto importante. E poi come si può proiettare il suono nell'ambiente più adatto? Ho scelto la scenografia di Robert Wilson. Mi sembra dimensionale, però quando si muova a un certo punto viene come tridimensionale, molto semplice, molto raffinata, però ci fa immaginare il suono esprimono tanto e integrano spesso. E poi anche William Kentorici è interessante, lui si disegna tante scene, lui disegna con il gesto, ha fatto Magic Flute di Mozart. Un esempio dello spazio che può concentrare di più il suono. Ma invece questo è del 2013 a Karlsruhe, a Germania, Janet Kalik e Jörg Kulismira ha fatto una installazione sonora con tanti speaker, ha creato una dramma sonora.
la tecnologia, ma come speaker anche può creare uno spazio scenico fuori del teatro, fuori del palazzo, fuori del museo. Questo è un esempio della scena di Chiara Guidi, La ragazza dei fiori liberi. Questo spettacolo ho visto a Cesena, era bellissima perché qui si metteva i microfoni direzionati per la testa della bambina, e sempre buio, però quando si accende i fiammiferi si sente questi suoni che amplifica, e questo microfono ha messo in luce l'azione. Un po' ho corso, e alla fine volevo dire spiegare tante cose, ma questi spettacoli nuovi, lo spettacolo digitale o contemporaneo, come si può vedere, gli spettacoli piedoro, questo è una vedere e modificare. Ascoltare e comporre. Questa idea è nata dal 1910. La musica nasce dall'azione dell'ascolto. Lo spettacolo, oggi non ho potuto presentare tutto, ma tanti spettacoli usano tanti suoni elettronici, molto impulsi, forte, oppure solo luce. Questo tipo di spettacolo non per fare capire, non per capire, per fare si fa. Questa è una teoria di oggi, perché non ci sono tanti argomenti o qualcosa, solo si mette l'energia, quindi gli spettatori sono i protagonisti, ci vuole immaginazione. Chiara Guidi diceva alla fine, è molto bello sapere la realtà con la fantasia. Grazie. Grazie a tutti.